con il marchio Giovi David, che è Roma Chinetta. Noi la chiamiamo tecnicamente, seguendo la nostra terminologia, la condose, ed eseguiamo questo tipo di lavoro, perché questo strumento ci permette di ottenere linee perfettamente geometriche, grafiche e allo stesso tempo effetti molto irregolari. Quindi la prima cosa che farò, la prima azione è questa. Fatto questo lavoro, faccio passare la testa alla modella leggermente, ripettino i capelli e in questo modo vado a definire il mio pretaglio, quindi la mia linea di base. Questa linea perfettamente dritta mi viene data dallo strumento della tondosa. Faccio riaccomodare la mia modella. Perfetto. E adesso, dopo aver realizzato la lunghezza di base, andrò a realizzare la parte dello scalato. È una linea di taglio che ho deciso di valorizzarla con... Ho deciso di valorizzarla con un ciuffo di taglio carré. Vorrei ricordare che è una linea veramente molto molto importante, è un taglio che è un must nel mondo della coiffure perché sta bene a tutte, è il taglio che non ha età, va bene alla teenager, va bene alla cliente anche molto più matura, ci permette di ottenere degli stili molto versatili, flessibili, che vanno veramente a valorizzare la personalità della cliente. In questo caso, per quanto riguarda il ciuffo, andrò a lavorare con una tecnica che si chiama torsion. Praticamente voglio ottenere un effetto molto irregolare, ok? Ovviamente il ciuffo lo realizzerò all'altezza del mento. Qui sto lavorando ancora per quanto riguarda la geometria piana. E tutto questo lavoro vado a farlo sempre con la tondose. La tecnica in questione viene chiamata twist and twist con tondose perché mi dà, vedete, questa bellissima irregolarità. Fatto questo, nella parte davanti adesso andrò a realizzare una leggera congiunzione sempre con la tondose. L'altra cosa molto importante è che grazie alla ghiera riesco a modulare l'effetto che voglio e praticamente ottenere degli effetti più soft o, se voglio, molto più strong. Un'altra cosa molto importante che rispettiamo nel processo di fabbricazione di un taglio Joli David è quello di rispettare una sequenza logica di separazione. Che cosa intendiamo noi per processo di fabbricazione? Non è altro che un susseguirsi di azioni che, rispettandole, ci portano a un risultato. Quindi ho fatto prima a sinistra e dopo faccio il lato destro. Fatto questo, vado a tenere il ciuffo laterale e inizierò con la scalatura in questo modo qua. Il taglio carré in questione che sto realizzando vado a mantenere i ricoprimenti lunghi, ma allo stesso tempo apporterò una leggera scalatura utilizzando una tecnica molto irregolare, molto divertente e molto evolutiva. Parto quindi con la geometria nello spazio, lavoro con delle separazioni che chiamiamo a fette di melone, che hanno la particolarità di essere più strette sopra e più larghe sotto, le proietto in questo modo qua, ok? Volutamente non ho realizzato una ciocca pilota perché la mia ciocca pilota praticamente è questa, la parte bassa della sommità posteriore, e vado a realizzare questa tecnica che si chiama sotto sopra. Devo valorizzare molto la postura e inizio a fare questo lavoro qua. Vado a lavorare prima da sotto e l'ultima parte la lavoro da sopra. Fatto questo,
sempre come dicevo prima, procederò per trasparenza, quindi ogni ciocca dovrò trasportarla, quindi proiettarla perfettamente nello spazio, perché è fondamentale per questo taglio, affinché voglio ottenere e mantenere una scalatura bassa, lavorare con una ciocca parallela al pavimento, e riprendo sempre questo lavoro con questa tecnica, sotto ed infine sopra. Fatto questo, procedo con le stesse separazioni fino a dietro l'orecchio, in questo modo qua. La geometria nello spazio si sposa perfettamente con la geometria piana, perché è la geometria che mi permette di ottenere dei volumi. La grande particolarità invece della tecnica che sto facendo è che mi dà sì una scalatura, ma questo effetto sotto sopra, quando vado a tagliarlo, fa sì che la ciocca, quando si va a posizionare nella sua caduta naturale, avendo tolto uno spessore nella parte sottostante, fa sì che ci sia un maggiore movimento dei capelli e quindi della scalatura. Quindi ho terminato sinistra e adesso vado a fare destra. Molto importante mantenere la ciocca con pollice e indice, quindi stringerla, e rispettare la proiezione della ciocca mantenendo anche le gambe molto parallele tra di loro. In questo modo qua, sotto e sopra. E continuo fino a dietro l'orecchio, in questo modo qua. E ancora, fino ad arrivare al laterale. La parte davanti ovviamente volutamente verrà lasciata, perché è stata già tagliata, ho già realizzato un taglio sulla parte davanti. Quindi questa è la mia ultima ciocca ed è l'ultima separazione che andrò a lavorare con la tondosa, per poi passare alle forbici. Nel marchio Johnny David utilizziamo due strumenti che ci permettono di realizzare e ottenere linee di taglio in modo che riusciamo ad apportare alla cliente, quindi lavorare anche la materia capelli con la giusta tecnica. È molto importante quindi saper modulare bene e alternare gli strumenti da taglio. In questo caso ho realizzato la struttura del taglio con la tondosa. Adesso tutto quello che riguarda il mondo delle rifiniture, perché ogni taglio, dopo essere stato eseguito in base e lavorato nei volumi, deve essere anche rifinito, e in questo caso, siccome è una materia molto importante, andrò ad alleggerirlo e lavorerò con questa tecnica presente su questa linea di taglio, che rappresenta anche la collezione primavera-estate Jean-Louis David. Vedete, prendo le ciocche, faccio cadere la punta in questo modo qua e con le forbici man mano vado a risalire, creando delle grandi virgole all'interno. Questo mi permetterà e mi darà un maggiore supporto a quello che è la tecnica che ho realizzato per il taglio, per ottenere una indefinizione nella parte bassa, sempre senza accorciare i ricoprimenti. E questo lavoro, in quanto tecnica di rifinitura, e siccome sto lavorando, sottolineo ancora, su una materia importante, devo farlo su tutta la capigliatura, in questo modo. Quindi procedo sempre sinistra e destra. Vedete? Le forbici, in questo caso, per quanto riguarda questa tecnica, non vado mai a chiudere del tutto. Ok? Quindi fino al lato sinistro. E dopo
schermo con il lato destro. Charlie David? Charlie David cos'è? Chi è? È un brand, è il primo brand in Europa per numero di saloni. 1000 saloni in tutta Europa. E in Italia che cos'è Charlie David? Charlie David è un'autorità dell'87%. Cosa vuol dire? Immaginatevi 100 clienti, su 100 clienti 87 di queste conoscono il brand Charlie David. Cosa vuol dire quindi per un parrucchiere? Vuol dire un aumento della clientela, sicuramente senza ombra di dubbio. Questa notorietà porta al successo. Che cosa fornisce il brand Charlie David per i propri partner? Molto semplice. Uno dei nostri classi è in assoluto la comunicazione al servizio del parrucchiere. Noi siamo il primo brand come investimenti nei giornali, il primo brand in top della coiffeur ovviamente come investimento nei giornali. Partiamo da Vogue, da Marie Claire, da Elle, le nostre pubblicità sono presenti ovunque, ma la comunicazione deve essere necessariamente integrata. Cosa vuol dire? Non solo la carta, abbiamo la comunicazione social, che anche lì insomma, vogliamo essere dei precursori perché vogliamo fare quello che viene definito il drive to salon, cioè usare i social per portare i clienti all'interno dei nostri saloni. La comunicazione la facciamo attraverso le blogger, delle influencer vere e proprie che scelgono e vogliono venire da Charlie David. Parlando dei loro blog, portano clienti all'interno dei nostri saloni, contribuiscono alla nostra notorietà. Poi la comunicazione passa, come detto, integrata e passa anche attraverso i siti. Il nostro sito è un vero e proprio contenuto di moda. Ci sono due articoli al giorno che escono, quindi i clienti vengono proprio per conoscere quella che è la moda. E poi a sostegno anche del parrucchiere con dei mini siti, ciascun salone ha la sua vetrina online dove può raccontare gli eventi, dove può mettere le proprie inviti per le proprie clienti. Quindi una comunicazione nazionale a 360 gradi. Ma non basta, perché la comunicazione deve essere anche sul territorio. E quindi il brand mette a disposizione degli strumenti consolidati, testati, che aiutano l'affiliato nel loro sviluppo. Un altro dei nostri plus, lo vedete con Matteo, nella facilità di esecuzione, di trasmissione, è assolutamente la formazione. La formazione è su vari livelli. La formazione per noi è quella che vedete, tecnico-artistica, che Matteo sta facendo. Dove la facciamo? La facciamo al Training Center, la prima scuola con 1600 metri quadrati totalmente dedicata a Charlie David, all'universo di Charlie David. La facciamo nelle nostre sedi decentrate perché è importante essere vicini al parrucchiere, quindi siamo a Torino, siamo a Roma, siamo a Salerno per coprire tutto il territorio nazionale, ma la formazione viene fatta anche in salone, cioè Matteo domani non sarà qui perché sarà in un salone d'Italia firmato Charlie David, dove con il titolare ha già pianificato la formazione che viene fatta sulla sua squadra. Questa è la forza di David, fare un metodo facile, facilmente trasmissibile, vicino al parrucchiere. La formazione poi per noi è tutto, è un universo tecnico, è artistico, ma è anche un universo di comunicazione. Comunicazione per noi è essenziale, la ricerca dell'empatia con la cliente, la capacità di saper parlare di tutto quello che Matteo mi ha raccontato, ma in chiave cliente. L'ambiente in questi anni ha avuto un grande cambiamento, non è più quello che forse molti di voi hanno in testa o conoscevano, che era il Duma Vemon 3, cioè punta il dito che noi ti facciamo questo. Oggi la David è personalizzazione, cioè rispettiamo un metodo ma abbiamo bisogno del parrucchiere che sappia interpretare, sappia dare il suo stile a ciascuna cliente. Questi infatti sono tutti effetti di personalizzazione che Matteo sta facendo. Come si chiama questo gesto, Matteo? Allora, questo gesto che ho fatto adesso fa parte delle tecniche di rifinitura ed è una tecnica di rifinitura che noi chiamiamo effilage. L'effilage fondamentalmente noi lo realizziamo in tre modi molto importanti. In verticale, quando vogliamo veramente andare a alleggerire la materia capelli dall'interno, in modo orizzontale quando vogliamo invece accentuare leggermente le punte, oppure come l'ho realizzato
fatto in questo momento, e visto che mi manca il lato destro, vi mostrerò questa gestualità. Questa si chiama l'enfilage sotto la ciocca, praticamente vado a creare delle ciocche leggermente più corte che daranno ancora più leggerezza. Allora, ovviamente su un taglio come questo ho dovuto utilizzare più tecniche di rifinitura perché è una materia importante. È ovvio che le tecniche di rifinitura, quelle che noi spieghiamo sempre nei nostri corsi, devono essere ben comprese e devono essere un valore aggiunto, non sono obbligatorie. Si esegue il taglio nella sua geometria piana, si eseguono i volumi, quindi si realizzano i volumi con la geometria dello spazio, e fondamentalmente in funzione alle conoscenze del professionista si va a rapportare quindi questa esclusività con le tecniche di rifinitura. Io in questo caso ho terminato la linea di taglio e adesso quindi mi concentrerò con i finish.